potremmo dire 7 anni di noi, perché l'amore tra Liceo Vieux e il premio Strega è stato un vero colpo di fulmine. Era il 2014 quando la professoressa Francesca Rotta Gentile ebbe l'idea di portare a Cervo i finalisti del prestigioso premio letterario. E subito nacque il connubio tra i libri, la splendida piazza dei Corallini, il cielo stellato delle notti estive e le scuole. E i nostri studenti furono i primi a partecipare e a vivere quella magica esperienza. Da allora quel legame è diventato sempre più forte ed inscindibile e, come accade in tutti i grandi amori, è stato un dono reciproco. Lo Strega ha fatto entrare nelle nostre aule ogni anno i 12 romanzi finalisti che la giuria degli studenti doveva votare. E ciò ha visto il coinvolgimento di intere classi del triennio e dei loro insegnanti di lettere. Ne è nata poi una sorta di mercato nero dei romanzi che la Fondazione Bellonci regala ai giurati, una losca attività di scambio di PDF su cui noi insegnanti abbiamo chiuso un occhio, felici che si mercanteggiassero libri e idee. Inoltre sono arrivati nelle nostre aule non solo i romanzi, ma anche gli autori, in carne ed ossa. E gli studenti hanno imparato a fare le interviste, a leggere i brani insieme agli scrittori e a scrivere le recensioni. E noi insegnanti ci siamo emozionati nel vedere i nostri ragazzi sul palcoscenico, eleganti, preparati. Li abbiamo sentiti fare domande intelligenti, argomentare con disinvoltura, persino conversare in inglese. E quanti complimenti ci hanno fatto gli scrittori e quante belle cose hanno detto ai nostri ragazzi. Come dimenticare l'entusiasmo di Valeria Parrella nel rispondere alle domande, i consigli di lettura di Caro Figlio, la lezione di storia di Scurati, oppure l'espressione sgomenta e la gratitudine di Sandro Veronesi, vincitore dello Strega 2020, nell'ascoltare la recensione che un nostro alunno ha fatto del suo romanzo. Il Colibrì è un romanzo complesso e semplice al contempo. È complesso perché parla della fragilità che caratterizza il genere umano nella sua interezza e di cui la letteratura, da quella più antica a quella contemporanea, si nutre da sempre. Ma le profonde sofferenze, le perdite, le rinunce, le speranze, gli amori, le missioni da compiere che travolgono la vita del dottor Marco Carrera, detto il Colibrì, il protagonista, sono dosate attentamente all'interno di un impianto narrativo originale che sovverte l'ordine cronologico degli eventi per sostituirlo con un criterio, se così si può definire, emozionale. La partecipazione del Liceo Vieux allo Strega è stata dunque un'importante esperienza culturale e di vita. E va sottolineato il fatto che ne ha generate altre, come la partecipazione degli studenti agli incontri con altri scrittori. Li abbiamo visti seduti tra il pubblico o sul palcoscenico a intervistare gli autori, oltre che a Cervo, anche a Sanremo e Imperia, in varie occasioni. Insomma, da allora, dopo quel colpo di fulmine, i libri, la scrittura e la lettura sono diventati per molti dei nostri ragazzi un grande amore.